Ciao ragazzi, vi voglio raggiungere con questo video visto che purtroppo è ormai qualche venerdì che non riusciamo più a vederci. So bene che è un periodo difficile e complicato, immagino la vostra fatica, ma anche un po' la vostra noia nel rimanere a casa, nel pot non potervi vedere con i vostri amici. È vero che con i videogiochi, con il computer oggi riusciamo anche a vederci, riuscite anche a vedervi, a giocare online, comunque a mantenere contatti, però, forse tutta questa situazione ci aiuta a capire che non è esattamente come poterci vedere, come poterci incontrare. Con questo video vorrei dirvi che io, ma anche tutti i vostri educatori, vi siamo vicini, non vi abbiamo dimenticati, vi pensiamo. E ci costa anche non poterci incontrare, ci mancano, insomma, ci manca il vostro casino, ci manca la vostra presenza, insomma, ci manca la normalità, come penso che in fondo stia mancando un po' a tutti noi. Allora, che cosa dire? Questo piccolo mezzo, del video vuole proprio dirvi appunto che vogliamo rimanere in contatto, vogliamo invitarvi a non perdere di vista le cose importanti in questo periodo. Innanzitutto penso che stando tanto a casa, ci sarà certo motivo per discutere, litigare con i genitori, i fratelli, perché stare tanto vicini alcune volte ci porta a tirar fuori anche le fatiche, le difficoltà, però, tutto questo vi aiuti a ricordare, a apprezzare il valore della famiglia, vi aiuti ad apprezzare il valore anche, come dicevo prima, delle relazioni, dello stare insieme. Spero che vi stia facendo venire anche un po' di nostalgia dell'oratorio, un po' di nostalgia dei nostri incontri preadolescenti, di quello che facciamo normalmente insieme. E spero che possiate anche vivere questo tempo, magari pregando. Ogni tanto inviamo ai vostri genitori qualche mail con qualche suggerimento per la preghiera. Ecco, l'invito è quello a allora trovare il tempo anche per pregare, per fermarvi un attimo, magari nella vostra camera, trovare uno spazio di silenzio, cogliere i suggerimenti per la preghiera, cogliere suggerimenti per pensare, per leggere. Ecco, non dimenticatevi anche del vostro legame con Gesù, perché lui è quello che ci può aiutare a vivere anche con serenità questo momento così complicato. E allora, come vi dicevo, vi portiamo nel cuore, pensiamo a voi e speriamo di poterci rivedere, di poterci riabbracciare al più presto. Un caro saluto a tutti e magari, mi farò vivo con qualche altro video prossimamente.